Radio Radicale, torniamo ad occuparci di misteri d'Italia. Lo facciamo con questo Colpevoli di Sandra Bonsanti e Stefania Limiti, edito da Chiare Lettere, Gelli, Andreotti e la P2 visti da vicino. Allora, questo libro indubbiamente farà discutere sia per il titolo, sia per i nomi che troviamo nel sottotitolo. Noi ne vogliamo parlare con Stefania Limiti, che è l'autrice, con Sandra Bonsanti. Allora, voi che tipo di lavoro avete fatto sulla P2 e sui legami tra Gelli e Andreotti? Ricordando poi che fu proprio Pannella in Parlamento, credo che con un'interrogazione del dicembre del 77, a tirare in ballo o febbraio 77, a tirare in ballo un incontro tra i due. Allora, voi come li avete visti da vicino? E volevo chiederle innanzitutto se il termine colpevoli è associato a loro due e se, insomma, in qualche modo non credete di aver esagerato con questo? No, capisco che per, diciamo, il tipo di sensibilità di Radio Radicale è un titolo che può destare qualche, diciamo, scetticismo. No, in realtà non si tratta di una colpevolezza individuale, naturalmente, tantomeno una responsabilità di tipo penale, non è Quindi questo. voi non avete voluto emettere una sentenza giornalistica con questo titolo? Ma santo Dio, ma ovviamente no, però c'è un problema molto serio, e cioè che nel momento in cui si invoca addirittura l'oblio su tante storie del nostro paese non ancora chiarite, insomma, bisogna anche cercare di andare a capire le responsabilità di una classe dirigente, e quindi la colpevolezza è nelle responsabilità politiche di un'intera classe dirigente che, se andiamo a vedere, è stata troppe volte consapevole di quello che stava per succedere, che poteva succedere, di quello che era successo, e che non ha mai preso abbastanza le misure. In fin dei conti, alla fine, l'eredità che ci lasciano è un'eredità molto drammatica, perché è l'eredità di uno Stato estremamente fragile, il più fragile in Europa in un certo senso, proprio perché frutto di quelle dinamiche perverse della Prima Repubblica. Quindi, mentre facilmente si può dire abbiamo vinto, la democrazia ha vinto, sì, c'è stato lo stragismo, abbiamo avuto i poteri occulti, ma comunque, insomma, chiudiamola lì, perché non è così, perché la qualità della nostra democrazia non è adeguata, diciamo, ad un paese come l'Italia in questo tempo. Quindi c'è una responsabilità che va discussa, e di cui bisogna avere il coraggio di, insomma, di parlarne in questi termini. La P2 era una roba seria, non ci hanno fatto credere quasi che fosse una combriccola di gentaglia, sì, insomma, decisamente non per bene, con a capo questo personaggio un po' arruffone, che era Licio Gelli. In realtà era una cosa molto più complicata, c'era anche questo aspetto, se vogliamo, umano, antropologico, però c'erano dentro comunque personaggi molto importanti. E soprattutto è possibile ricostruire quelle vicende capendo che quella è stata un luogo del potere occulto, cioè la P2 è un luogo del potere nel quale in modo occulto si riorganizzava, si prendevano le decisioni, si stabilivano soprattutto gli organigrammi della Repubblica, insomma, quindi una roba seria, e soprattutto ancora più seria e tragica se pensiamo che probabilmente c'è una responsabilità diretta di questo sistema anche nell'ambito della strage di Bologna. In ogni caso, al di là di questa faccenda che è attualmente alla discussione del Tribunale della Corte Bolognese, noi sappiamo che
la P2 ha finanziato i gruppi neofascisti che hanno fatto le stragi in Toscana dagli attentati ai treni all'Italicus. E io ho stampato in mente quella frase di Tino Anselmi, che dopo che ha fatto, dopo la relazione della commissione P2, disse: io non ho capito perché dopo quella relazione non c'è una procura della Repubblica che indaghi e cominci a far luce, perché loro lì nella relazione lo dicono chiaramente, cioè Gelli ha pagato Tuti e tutti i suoi compagni toscani, però non è successo niente, cioè come la vogliamo chiamare se non colpevolezza questa di una classe politica? Certo, senza però che ci sia una colpevolezza giudiziaria. No, certo, ma questo l'ho detto in premessa, si tratta di un problema esclusivamente politico, però non bisogna assolvere ciò che non va assolto. È vero che c'era la guerra fredda, è vero che il mondo era diviso in blocchi, però noi avevamo una classe politica che si sarebbe potuta si sarebbe potuta comportare con ben più dignità e sì, prendendosi delle responsabilità, perché obiettivamente se il Tribunale di Bologna stabilirà che la P2 ha finanziato la strage di Bologna, significa che si poteva fermare quella roba lì, si poteva fermare se fossero stati fatti i passi non solo in sede giudiziaria, ma soprattutto se fossero stati allontanati questi uomini. Cioè, lo Stato li ha accolti. Gelli andava a casa di Cossiga. Voglio dire, sono personaggi che sono stati accolti dallo Stato. Ecco, Cossiga viene citato molto spesso in questo libro. Che ruolo ha e come avete utilizzato le fonti giornalistiche che riguardano le sue dichiarazioni? Ma guarda, il libro è composto di due parti sostanzialmente. La prima è quello di un racconto non biografico, ma diciamo del tipo della memorialistica fatta da Sandra Bonsanti, che è stata una delle croniste che ha seguito più da vicino e soprattutto da subito tutto il fenomeno della P2 e che in qualche modo si è trascinata dietro negli anni questo senso anche di tormento rispetto a ciò che non si poteva fare, quindi ha voluto proprio riprendere tutto ciò che lei aveva elaborato raccontandolo e mettendo insieme e cercando di capire quegli eventi in quei momenti, cioè quale fosse la consapevolezza in quei momenti, e certamente il quadro che ne deriva è piuttosto preoccupante. Poi c'è un'altra parte del libro che è quello in cui io e lei dialoghiamo e cerchiamo di ricostruire in modo, diciamo, con un taglio più saggistico, anche se conversando, la storia della P2, quando nasce, che cosa ha significato, le conseguenze sul piano della democrazia. E Cossiga sappiamo che è stato particolarmente vivace, diciamo, nelle sue esternazioni e non ha fatto mistero, diciamo, dei suoi rapporti con Gelli. E in particolare io personalmente ritengo che sia interessante soprattutto il fatto che sia stato proprio Cossiga ad un certo punto, all'improvviso, cioè l'uomo che dopo il 2 agosto, il giorno della strage di Bologna, dice la matrice è fascista, perché quella strage gronda, diciamo. Lo disse al Senato? Esatto, sì, proprio così. Poi a un certo punto, non mi ricordo se nel 2004 mi sembra più o meno, insomma giù di lì, adesso non mi ricordo a memoria, lui fa un'intervista che dice no, c'è la pista palestinese, e tira fuori una ricostruzione alquanto improbabile, che però
ha un valore depistante se andiamo a vedere, perché poi da lì è nata un'inchiesta che è durata 7 anni, che obiettivamente non aveva diciamo le gambe. E quindi diciamo che quello che stiamo capendo adesso su quella vicenda, forse potevamo arrivarci prima, insomma, pure lì non è uno scherzo. Ci sono delle responsabilità, allora, dunque, la sua ogni democrazia ha i suoi anticorpi, no? Dovrebbe averli. C'è una responsabilità, indipendentemente da quello che era realmente il disegno di Licio Gelli, che io non so, quindi io non, per esempio, non lo definirei mai colpevole, cioè di qualcosa, se non ci fosse qualcosa che è stato, ma comunque che cosa stava succedendo, che cosa faceva Gelli, che cosa poteva fare anche Andreotti, ammesso che sia colpevole di qualche cosa, fosse colpevole di qualcosa. Ma ripeto, la colpevolezza sta nella responsabilità politica e in questo senso sicuramente da parte di tutti, anche dell'opposizione, ci sarebbe dovuta essere una riflessione più attenta. In fin dei conti Craxi sapeva che ad esempio Gelli partecipava alle riunioni del Viminale, del famoso comitato dei saggi messo su da Cossiga durante i 55 giorni del caso Moro. Lo confida a Sandra Bonsanti, che lo scrive nel libro, naturalmente molto dopo. Insomma, c'era una consapevolezza. Le interrogazioni dei parlamentari del PC che si chiedono chi sia questo Gelli. Quindi è ovvio che probabilmente c'era una consapevolezza che è stata un po' immobilizzata dentro un quadro fermo, che è stato decisamente ancora più immobile dopo il 78 e dopo la scomparsa dalla scena politica di Aldo Moro. E c'è stato un po' un gioco, diciamo, di in questo senso, di tirarsi fuori dalle responsabilità, indubbiamente sì. Funzionano questi libri a 40 anni di distanza dalla scoperta della loggia massonica P2? E come se ne è parlato in queste settimane di rievocazione della scoperta di quello scandalo che determinò la caduta di un governo, il governo Forlan? Ma sì, funzionano, perché questi sono argomenti che non voglio dire appassionano, perché non è la parola giusta, ma interessano il pubblico, perché è evidente che si tratta di una storia non digerita, non metabolizzata. Ora non voglio fare, però, insomma, di gruppi massonici intesi come gruppi di potere, al di là dei rituali e dei grembiulini, ne sentiamo parlare continuamente, santo Dio, quindi è come se questo paese fosse un po' diciamo attraversato da una rete di gruppi e di luoghi del potere, appunto, che magari non hanno dei rituali, non portano i grembiulini, non hanno dei riti di iniziazione, ma in ogni caso sono gruppi non pubblici che pesano sulla vita pubblica. Secondo me è questa la cosa che fa sì che questo tipo di pubblicistica interessi il pubblico, cioè è una materia viva, questa è materia viva, non è roba, diciamo, che si può catalogare sotto il settore storia. Dunque, aveva fatto caso, ecco, in questo periodo di rievocazioni, al fatto che il 17 marzo dell'81, che era la data della scoperta degli elenchi della P2, coincidesse col giorno in cui 10 anni prima era stato denunciato dal ministro Restivo il tentativo del golpe borghese? No, non avevo fatto caso a questa tempistica. No, molto particolare effettivamente, però no, non ci avevo fatto caso. Va bene, allora io la ringrazio molto per averci parlato di questo libro Colpevoli,
che lei ha scritto insieme a Sandra Bonsanti, Gelli, Andreotti e la P2 visti da vicino, che è uno dei tanti contributi che Chiare Lettere continua a darci sulla storia occulta del nostro paese, anche grazie all'impegno giornalistico di Stefania Limiti, che ha scritto numerosi saggi su questo argomento. Grazie. Grazie a voi.